Per noi di Famiglia Smart, l'apertura di ogni nuovo centro di disponibile segna un traguardo importante e un passo in più vicino alle famiglie e alla nostra comunità. Quest'anno più che mai abbiamo capito quanto sia fondamentale avere un centro di riferimento vicino a casa. Questa nuova inaugurazione a Trento per noi, per tutta la comunità, è particolarmente importante e ci coinvolge molto a livello emotivo. Infatti, noi diciamo, dedichiamo questa apertura al sorriso di Mirko, il nostro piccolo grande eroe, che quest'anno purtroppo è scomparso, e siamo certi che sarebbe stato felice. Grazie a tutti. Ciao a tutti, voglio dirvi che sono veramente contento per il nuovo Nemo di Trento. È una cosa bellissima, una sicurezza straordinaria. Ho visitato altri Nemo e non ho ancora visitato quello di Trento, chiaramente, ma so che sono una grande sicurezza per chi è ammalato di SLA. Per cui ci sarà la stessa accoglienza, ci sarà la stessa attenzione e la stessa grande sapienza. Ecco, di chi ci lavora. Allora io per festeggiare, per essere felice, insomma, per tutti quelli che ce l'hanno messa tutta perché questo Nemo nascesse a Trento, voglio cantarvi una canzone che parla di città e quello che sto vedendo e che sta avvenendo, cioè quello di veder nascere dei centri Nemo importanti in varie città italiane, speriamo, saranno sempre di più. Allora io voglio dedicare questa canzone a tutti voi. E a tutte le persone che lavoreranno dentro questo centro Nemo e a tutti gli amici SLA, per cui un grande saluto a voi. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati, scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari. Da ragazzi come te, tanti smetti e canti, sai che non ti fermerà. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerà. Quanti interurbani per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai. Se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti una canzone nuova e una città per cantare. Ciao a tutti, amici e fratelli, Aisla. Ciao Nemo. Buongiorno, sono Beppe Camera, presidente di Slanciamoci, associazione non profit. Quando nel 2006 il mio grande amico Nanni Anselmi si è ammalato di SLA, abbiamo avuto questo incontro con il Centro Nemo, aperto da poco allora. Incontro molto proficuo che ci ha fatto scoprire come queste grandi capacità individuali di specialisti e paramedici gestissero il malato prima di tutto come persona, cosa che accadeva raramente. L'apertura di questo nuovo centro Nemo a Trento sarà una grande conquista per gli abitanti di questa zona. Grazie. Buongiorno a tutti, oggi è un giorno veramente speciale perché in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo riusciamo a dare un segnale di speranza a tutte le famiglie, a tutte le persone che incontrano una patologia neuromuscolare nella loro vita. Aprire Nemo Trento significa aggiungere un tassello importante alla rete dei centri clinici Nemo e alla rete della presa in carico sanitaria delle persone con distrofia muscolare. Per noi è davvero una grandissima gioia ed è davvero un grandissimo risultato perché questo permette di allargare un abbraccio.
abbraccio, un abbraccio che dà sicurezza, che dà tranquillità a tutte le persone nei momenti difficili, ma anche nel seguire il decorrere della propria patologia. Quindi io voglio ringraziare davvero tutti i partner, voglio ringraziare la Fondazione Serena Alberto Fontana, perché è davvero un traguardo importantissimo e spero ovviamente di potervi abbracciare presto.